Dottor Battaglia, il Festival degli Autori quest'anno è per la Lilt. Sì, devo dire che non è solo quest'anno, perché ormai l'attenzione della scuola del maestro Croce è rivolta non solo a Sanremo, perché Sanremo ovviamente può attirare e molto piacevolmente molti giovani su questo campo, ma è sempre stato verso la Lilt e anche quest'anno con un evento che è collegato, come sapete, a Sanremo. La scuola del maestro Croce ci onora di essere copartecipi di questo e soprattutto di poter ancora una volta promuovere le nostre iniziative, vale a dire la promozione alla salute. Chi meglio dei giovani nostri può recepire questo messaggio? Noi speriamo di poterlo trasmettere in un modo simpatico, parlando magari di alimentazione ancora una volta, perché come sapete è un caposaldo del vivere bene e vivere sani, e poi magari anche parlando di Lilt per tutto quello che facciamo sul nostro territorio. La finalità del Festival degli Autori? Ma il Festival degli Autori si propone intanto di fare solidarietà in favore della Lilt, perché sono anni che siamo a fianco dei meno fortunati. E nel far questo abbiamo deciso di chiamare a raccolta cantanti, autori, interpreti e piccoli cantanti per scrivere canzoni come si faceva una volta nelle grandi case discografiche. Oggi ci sarà la presentazione della compilation di Piccoli Incanti e sono i 27 bambini che sono arrivati in finale, ai quali abbiamo scritto gratuitamente il loro brano inedito, li abbiamo fatto cantare e li abbiamo confezionati appunto alla compilation, che è messa in vendita sempre in modo solidale per dare una mano alla Lilt. Più ci saranno 50 artisti che propongono il loro brano inedito, che inedito rimarrà, che riceveranno tanti premi, tra i quali ci sono le 10 presentazioni che faremo ad Aria Sanremo. Non dimentichiamo appunto le borse di studio. Sì, poi ci sono 23 borse di studio del valore di 3.000 euro per frequentare l'EC Studio Academy e ce ne sono 27 al 50% per dar modo ai ragazzi di poter studiare risparmiando più possibile e pagando soltanto dei piccoli costi.